Siete peggio di Putin, altissima attenzione al Consiglio Comunale di Taranto, monotematico sulla mitilicoltura. La seduta, convocata su iniziativa dei consiglieri delle opposizioni, è iniziata con 3 ordini del giorno da discutere. Opposizioni, consiglieri Massimo Battisti Abate, maggioranza. L'assise, che si è svolta nella sala degli stemmi della provincia, ha vissuto un momento di duro scontro dopo l'intervento del consigliere Lomuzio, che ha chiesto di anticipare al primo punto l'ordine del giorno di maggioranza con Castronovi primo firmatario. È nata la bagarra, tutte le opposizioni hanno denunciato una prova di forza antidemocratica e sono uscite dall'aula per protesta con grida e accuse. I consiglieri comunali non hanno un minimo di rispetto per le opposizioni. È chiaro che ci vogliono tappare la bocca, è chiaro che non vogliono dare risposte, è chiaro che un sindaco assente. La minoranza è poi rientrata in assise solo per ascoltare gli interventi degli esponenti delle associazioni di categoria dei mitilicoltori e dei sindacati, per poi uscire definitivamente dall'aula assieme ad alcuni esponenti delle parti sociali. Per la coltivazione delle cozze il momento è drammatico. O questa categoria vive, ma vive nel senso della parola tecnologicamente e strutturalmente, o togliamoci di mezzo, che ce lo dicono però. Purtroppo stiamo in un momento storico drammatico e occorre che ognuno faccia la sua parte. L'auspicio è che attraverso questo incontro di oggi possano essere messe in campo delle attività, delle azioni concrete. Il vice sindaco Fabrizio Manzulli sottolinea l'impegno della Giunta Melucci per cercare iniziative e soluzioni efficaci. Ci sono tante misure in campo in questo momento, ma non sono sufficienti. Bisogna focalizzarsi sul problema e provare a trovare delle soluzioni che siano anche rapide a favore della categoria.